Buongiorno a tutti, sono Simone Giraldi, secondo rettore della squadra Tutti Fans. Volevo un attimo riallacciarmi a quello che diceva prima Michelangelo. In questo caso si parlava del settore primario. Lui diceva che giustamente il settore primario in Italia è molto sviluppato e molto florido. Bene, noi però non mettiamo in discussione questo. Noi mettiamo in discussione il taglio dei fondi nel settore dell'industria tradizionale a favore di quella agroalimentare, che appunto non comprende solamente le coltivazioni e l'allevamento, ma tutta la produzione di un dato prodotto che poi verrà portato dalla terra direttamente alla tavola. Questo per noi è appunto molto sfavorevole, poiché infatti l'industria tradizionale è uno dei settori trainanti per quanto riguarda l'economia italiana. Si nota infatti che in questi ultimi anni l'incremento italiano del fatturato italiano si sta alzando e stiamo arrivando a livelli precedenti a quelli del 2007, quando purtroppo è iniziata la crisi. Si è fatto un incremento del 2,4% nel 2018 e si prevede nel 2019 un incremento addirittura di un ulteriore 2,1%. Inoltre, un problema molto importante per quanto riguarda il settore agroalimentare è l'innovazione tecnologica, poiché nel 2016 è stata introdotta il Piano Industria 4.0. Cosa prevede il Piano Industria 4.0? Prevede la digitalizzazione, possiamo dire l'incremento dell'informatica nel settore agroalimentare. Questo tuttavia non è stato ben accolto da tutte le industrie. Infatti si può notare che il 43% del totale non ha voluto prendere parte a questi finanziamenti informatici. E addirittura il 14% si è proprio dimostrato avverso a questo incremento. Si può inoltre poi parlare dei profitti che può portare il settore secondario, ma industria tradizionale in questo caso. Come parlava infatti prima il nostro capitano, settori come la metallurgia, il tessile addirittura possiamo dire, hanno un fatturato nettamente superiore, e questo può sicuramente portarci a uscire dalla crisi che in questo periodo sta dilagando in tutta Italia. Bene, un altro grande problema del settore, non del settore primario, ma dell'industria agroalimentare è il problema della disoccupazione, in quanto, come si può vedere nel Mezzogiorno italiano, purtroppo il 23% della popolazione ha un tasso di disoccupazione, è disoccupata, ma la cosa veramente sconcertante è che oltre il 60% delle persone del settore giovanile, delle persone giovani per quanto riguarda il Mezzogiorno, sono disoccupate. Questo non avviene nel settore secondario, dove si ha una disoccupazione di solamente il 20%. Si ha quindi una possibilità di svolta investendo più nell'industria tradizionale piuttosto che nell'industria agroalimentare. Grazie.